Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Duccia Evolo ci riceve nella sua casa di montagna e quello che lei chiama il suo rifugio estivo. Qui, tra queste poche cose, Natuzza trascorre le sue giornate, che sono fatte di tanta preghiera e anche di pochi incontri. Riceve solo i casi più gravi. Nella maggior parte dei casi, ammalati di tumore che hanno perso ormai ogni speranza e che si rivolgono a lei con la certezza più intima che solo lei possa davvero aiutarli. Da almeno 60 anni questa donna, che oggi si prepara a festeggiare il suo 84esimo compleanno, dice di parlare e di vedere la Madonna. L'ultima apparizione con Maria Immacolata è di appena qualche giorno fa. La Madonna ha chiesto che voglio tutte queste cose, però mi sta a cuore la Chiesa, che vengono 8-10.000 persone e non c'è dove stanno. Si bagnano fuori, pigliano il sole, bussate tutte le porte. C'è chi ha il cuore di carne e vi offre qualcosa. C'è chi l'ha di ferro, non ci commuovi, ma voi dovete bussare per farla. Questo vuol dire che ognuno di noi può contribuire a realizzare questa grande chiesa? Può contribuire solo con euro, con due, con quanto può. Non è che chiedi miliardi a Madonna, quello che il cuore ci dà. Mai come in questa occasione Natuzza è un fiume in piena. Racconta di questo suo ultimo incontro con la Madonna come della cosa più bella e più eccitante della sua vita e ammette di aver visto questa volta la Madonna sotto una luce diversa, più bella che mai. Nessuna statua e nessun ritratto, dice, ci daranno mai la sua bellezza vera. La Madonna è una cosa che non ci può descrivere la bellezza, che è tanta bella che uno non la sa descrivere. Infatti la statua che abbiamo io l'ho descritta come ho potuto, ma non com'è. E ogni volta che vedo la Madonna mi dice: tu fai paragone con la statua, e con me è vera, è diversa la cosa. Lei parla ancora con la Madonna? Sì, quando vuole lei. Le appare e le parla anche degli uomini, della terra, della Calabria. Sì, è dispiaciuta da gioventù, che dice che sono l'orlo del precipizio. Pregati, fate cenacole di preghiera per fare una catena d'amore. Più forte è il richiamo alla gente che viene da lei per chiederle un miracolo. Non faccio miracoli, ripete ancora Natuzza. Quando qualcuno viene da me prego perché la Madonna lo prenda tra le sue braccia e molto spesso la Madonna ha esaudito le mie richieste. I miracoli, insiste Natuzza, li fa solo il Signore. Ma questo, aggiunge la mistica di Paravati, ci deve convincere che i cenacoli di preghiera devono continuare a fiorire in ogni parte del mondo e questa grande chiesa che la Madonna oggi mi chiede di ultimare prima che io torni al Signore dovrà accogliere i pellegrini di tutto il mondo. Parlate, ditelo ai fedeli. Io che ci tengo di più non voglio regali, il regalo mio è la Chiesa. Lei non ha mai accettato regali? No, per non te voglio regali, un regalo mio è la Chiesa.